Lutto cittadino oggi a Catania e bandiere a mezz'asta per ricordare le stragi terroristiche di Parigi in segno di vicinanza al popolo francese. Catania si ribella agli inumani atti di terrorismo stringendosi alla Francia, ha detto il primo cittadino Enzo Bianco, e al tempo stesso accoglie i migranti che fuggono dal terrore. Sono due facce della stessa medaglia, quella dell'estremismo religioso che semina odio e morte. Proprio su questi temi ha aggiunto l'assessore alla scuola Valentina Scialfa in occasione della giornata di lutto cittadino proclamato dal sindaco. Chiediamo a presidi, insegnanti e ragazzi di avviare una riflessione in questo momento così particolare per la società occidentale. La scuola, ha aggiunto Bianco, non può e non deve restare estranea a questa sconvolgente tragedia. Confrontarsi con letture che riguardino la libertà dell'uomo e anche la sua sicurezza, soprattutto se questi temi passeranno dalle aule scolastiche alle case e alle famiglie, rappresenterà un importante momento di crescita per la nostra comunità. Scoperta dalla Polizia di Stato di Ragusa una tratta di giovani donne nigeriane disarticolata, un'associazione a delinquere transnazionale che operava in Nigeria, Libia, Italia e altri paesi europei. A seguito dello sbarco di una giovane donna a Pozzallo, ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il procuratore Michelangelo Patanè, la questura di Ragusa ha avviato le indagini e dopo le testimonianze è stato possibile individuare un traffico di ragazze destinate alla prostituzione. Sono tutte giovani nigeriane convinte a venire in Italia con l'illusione di svolgere l'attività lecita di parrucchiera, babysitter o badante e che in realtà vengono avviate alla prostituzione per pagare il viaggio dall'Africa in Italia. La Procura di Catania ha emesso i provvedimenti di fermo eseguiti in diverse città d'Italia nei confronti di tre donne e un uomo responsabili, secondo la Procura, della tratta di esseri umani. Mi servono 2 o 3 giovani, anche minorenni, sono le richieste intercettate dalla Polizia di Stato di Ragusa e dallo SCO di Roma che partivano dall'Italia dirette in Libia e Nigeria, da quello che la DDA della Procura di Catania indica come una sorta di ufficio di avvio al lavoro. L'operazione è stata ribattezzata Babaloa dal nome della figura religiosa rispettata nelle zone non musulmane che benedice la partenza delle giovani donne sottoponendole ad un rito voodoo che le obbliga a pagare un presunto debito di 30.000 euro. Si tratta di un'operazione che invece riguarda la tratta delle persone e a seguito dello sbarco di una ragazza avvenuto a Pozzallo questura di Ragusa ha attivato delle indagini e in conseguenza di quelle dichiarazioni che rendono le persone appena sbarcate, quell'intervista che viene fatta nell'immediatezza, si è individuato un traffico di ragazze destinate alla prostituzione. Si tratta di giovani nigeriane che vengono convinte di venire in Italia con l'illusione di svolgere poi un'attività lecita, quale quella dei parrucchieri, dei babysitter, dei badanti, e invece vengono avviate alla prostituzione per pagare il viaggio dall'Africa qui in Italia. Una ragazza che è partita dalla Nigeria, attraversando poi diversi paesi dell'Africa, è giunta in Libia e poi giunta sulle nostre coste. La Procura di Catania, a seguito di queste indagini complesse, poiché effettuate con intercettazioni telefoniche non semplici, ha emesso dei provvedimenti di fermo che sono stati eseguiti in diverse città d'Italia. Sono state fermate in particolare 3 donne e un uomo. Erano quelle che organizzavano, ripeto, questa tratta di esseri umani e speriamo di giungere anche alla individuazione di altre soggette e anche alla individuazione delle vittime, perché soltanto poche ragazze sono state individuate. Oggi si saldano 2 eventi, il ritorno dell'acqua a Messina e l'inaugurazione della bretella sulla Palermo-Catania. Diamo così una risposta al territorio. A dirlo questa mattina il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta in prefettura a Palermo in occasione dell'inaugurazione della nuova bretella di collegamento dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Basta con la Sicilia dei crolli, ha aggiunto, adesso si riparte dalla Sicilia che ricostruisce. Il tratto realizzato, che riprende la strada provinciale 24 lungo 2 chilometri, va dallo svincolo di Scillato sino al viadotto Imera. Grazie alla bretella, che sarà percorribile anche da mezzi pesanti, i tempi di attraversamento dovrebbero così ridursi a 10 minuti rispetto ai 45 del percorso alternativo fino ad oggi utilizzato dagli automobilisti lungo le strade delle Madonie. A presentare i lavori questa mattina, tra gli altri, il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio.
Riguardo ai costi, il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani ha detto che per il completamento della rampa sono stati spesi 7,9 milioni di euro, mentre per il viadotto aggiuntivo la cifra sarà al di sotto dei 20 milioni di euro. È crollata questa mattina all'alba a Catania una palazzina fatiscente in via di Prima. Pare si tratti di uno stabile spesso utilizzato dalle prostitute della zona, disabitato al momento del crollo. L'area è stata subito transennata e messa in sicurezza. Sono in corso ulteriori provvedimenti e accertamenti per stabilire le cause del crollo, che avrebbe causato anche danni ad un B&B vicino. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per la chiusura al traffico delle vie Pistone, Reggio e delle Finanze e di un tratto della via Bucci. L'ordinanza prevede inoltre lo sgombero degli immobili nella zona a rischio e la loro chiusura. L'area all'interno del quartiere di San Berillo è stata circoscritta e isolata con transenne. Il sito è presidiato dalla Polizia Municipale, supportata da volontari della Protezione Civile. Sono state tutte prosciugate le tombe dell'area del quadrante San Francesco d'Assisi del cimitero di Catania, che alcuni giorni fa erano state improvvisamente inondate dall'acqua. Non sono state ancora accertate con sicurezza le cause del fenomeno, originato probabilmente da un innalzamento della falda acquifera legata alle abbondantissime piogge di questo periodo. Lo stesso fenomeno, peraltro, fanno sapere dal comune, si sarebbe verificato anche in altre parti della città e dei comuni limitrofi. I lavori proseguiranno anche oggi per stabilire con esattezza le cause dell'allagamento e poi per eventuali interventi di perfezionamento. Da oggi in giro per Catania i facilitatori, personale incaricato ad illustrare il funzionamento del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta in città. L'area interessata da questo primo step è quella del quadrilatero delimitato da via Rosso di San Secondo, viale Vittorio Veneto, viale Raffaello Sanzio, viale Leonardo da Vinci, compresa piazza Abramo Lincoln e via Caronda. I 40 facilitatori, che indosseranno pettorine di color arancio con lo stemma del comune e che portano con sé una tessera per l'identificazione, stanno consegnando i kit e un calendario che illustra in quali giorni dovranno essere conferiti i rifiuti differenziati. Per ogni dubbio o chiarimento sarà a disposizione anche un numero verde 800 59 44 44 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il conto del CONAI stiamo consegnando i kit per la raccolta differenziata, per il frazionamento dei rifiuti. Abbiamo il calendario con i giorni, basta seguire correttamente le indicazioni e tutti saprete cosa fare per raccogliere i rifiuti. È un'azione molto importante. E questo calendario, dove c'è scritto praticamente tutto, dovete tenerlo sempre a portata di mano, lo appendete al muro e saprete fare bene la differenziata. Resta comunque sempre a disposizione, in caso di dubbi, un numero verde a cui dovete fare riferimento anche in caso di ritiri speciali, non so, per esempio tanto cartone, tanta carta, oppure un divano vecchio, un vaso molto grande rotto. Potete assolutamente chiamare il numero verde. Dopo Bruxelles, Parigi, Ginevra, Lisbona, Barcellona e Cagliari, ha fatto tappa oggi a Catania in Piazza Università il bus europeo della ricerca, nell'ambito della campagna informativa paneuropea lanciata lo scorso 5 ottobre dalla Commissione europea per aiutare i ricercatori a trovare opportunità e suggerimenti per la propria carriera. Un'occasione importante per studenti e giovani ricercatori che, grazie alle banche dati disponibili e alle spiegazioni dei funzionari Euraccess, potranno scoprire come accedere ai finanziamenti per la mobilità internazionale, trovare un impiego qualificato in altri paesi dell'Unione Europea o avviare la propria carriera di ricercatore attraverso i servizi Jobs, Services, Rights e Likes del progetto Euraccess. Il bus interattivo è inoltre dotato di terminali informativi attraverso i quali si potrà caricare il proprio curriculum in formato europeo con foto realizzate sul momento. Oggi è una giornata importante per la nostra università, perché il bus di Euraccess promuove quello che possiamo definire lo spazio europeo della ricerca, cioè costruire un luogo comune dei ricercatori in cui non ci siano differenze di confini,
differenze di università. Credo che questo sia un aspetto politicamente molto importante e mi permetto di dire che è importantissimo nel momento in cui stiamo vivendo il dramma dei fatti sanguinari di Parigi, perché quei fatti ci dimostrano come ci sia necessità di Europa, ci sia necessità di una società che di fronte a un attacco feroce dei terroristi si unisca, cerchi una maggiore integrazione. E naturalmente la ricerca, la conoscenza, il sapere hanno un ruolo privilegiato in questo obiettivo politico, perché la ricerca, il sapere, la conoscenza uniscono, consentono un confronto e consentono davvero di sconfiggere la barbarie terrorista. Euraxess è un punto importante, è un network europeo che fa mobilità nella ricerca e mobilità nel dare ai ragazzi, ai nostri giovani, la possibilità di conoscere possibili posizioni di lavoro in Europa. E come abbiamo declinato noi questo evento? L'abbiamo declinato facendolo passare dal basso, quindi dando ai nostri giovani l'idea che i dipartimenti sono un punto di partenza, la ricerca dei dipartimenti un punto di partenza piuttosto lontano, casomai dal cuore d'Europa, dal centro d'Europa, ma certamente integrante in Europa. Presentiamo la nostra ricerca, presentiamo la nostra mobilità e speriamo che i nostri ragazzi seguano questa strada in un momento così difficile per l'Europa.